Dicevo del rapporto tra Padre Pio e sua madre, la madre terrena, mamma Peppa. Abbiamo con noi in studio quest'oggi Padre Riccardo Fabiano, che è storico cappuccino della nostra provincia religiosa. Padre Riccardo, pace e bene, ben trovato nei Pace nostri studi. bene. Ecco, dicevamo di Padre Pio, ieri è stato protagonista all'interno del Rosario attraverso questo suo legame con mamma Peppa nel giorno dedicato alle mamme. Ecco, ma la vogliamo presentare, Giuseppa Denunzio, chi era? Chi era? Era una donna, una signora, nata nel 1859, morta nel 1928. A San Giovanni Rotondo, morta, seppellita nella cappella dei frati, dei direttori spirituali di Padre Pio, eccetera. Era mamma Peppa, da Francesco era chiamata mamma, ma in dialetto, e Francesco era chiamato Francisco, Franci, eccetera. Ci sono molti episodi riguardanti i rapporti tra la mamma e Padre Pio. Episodi non soltanto normali, naturali, ma anche aperti al soprannaturale. Nell'insieme, guardando la vita di questi due, io vedo un'apertura a Dio, alla natura, la maternità e la paternità. Quindi il matrimonio, la famiglia sono una realtà normale e sono una realtà soprannaturale, misteriosa. Oggi non c'è, oggi nella mentalità c'è poca stima per la famiglia, c'è poca stima per la paternità, per la maternità. Mi ricordo che un vescovo, in un discorso che fece mentre io ero lì presente con la reliquia di Padre Pio, disse questo vescovo che Padre Pio era un padre per questa società senza padre, orfana. E quindi c'era questa apertura al soprannaturale. Come ogni bambino. Non è documentato proprio Ecco. documento, ma è chiaro che Francesco, Franceschino, ha appreso anche dalla mamma a pregare, a credere, ad amare il Signore. Ed era questo un legame, dicevamo padre Riccardo all'inizio, davvero carnale, viscerale nei confronti della mamma, tanto che quando sua madre è morta, sappiamo, abbiamo letto di uno strazio immenso da parte di Padre Pio. Sì, è chiaro, il rapporto umano, normale, naturale, si mette insieme al rapporto secondo Dio, secondo la volontà del Signore. E insieme c'è questo dolore per il distacco e c'è insieme la rassegnazione o molto di più per la fede nell'aldilà. Veramente Padre Pio fu colpito da questa morte che nessuno si aspettava. E nei giorni di agonia del dicembre 1928 fino al 3 di gennaio 1929, Padre Pio andò a visitare e confortare sua madre a casa Maria Pile. E poi quando ci furono i funerali non andò neppure perché Padre Pio, perché era ammalato. E per poterlo, come dire, riportare in convento si dovette fare come un colpo
approfittando di un po' di sole nelle giornate di neve, dopo il 3 gennaio fu riportato in convento, perché è vero che casa Maria Pael era anche come casa sua, della sua famiglia, di tanti suoi figli devoti e pellegrini, ma la casa sua di Padre Pio era soprattutto il convento. Padre Riccardo, abbiamo ancora un paio di minuti, ma abbiamo voluto tracciare questo rapido quadro, ecco, della figura di mamma Peppa, che ci porta inevitabilmente, parlavamo della mamma terrena, la mamma celeste, che per Padre Pio sappiamo tutti, ecco, quanto fosse importante nell'invito anche e soprattutto alla preghiera. Padre Pio chiamava la Madonna mamma, mammina mia. Nell'estasi di Venafro dice: bambina mia, sei bella, sei veramente bella. E se non ci fosse la fede, gli uomini ti crederebbero dea, mammina mia. E allora quel mammina mia data a Maria è la stessa cosa di mamma, mammella, data alla madre terrena. E quindi Padre Pio aveva due madri, ma veramente, cioè, che gli davano e alle quali egli dava, due madri o tre, di Nunzio, la Madonna e la Chiesa. La Chiesa è anche madre, la certo. La Santa Madre Chiesa. E allora ecco, in questo amore, questa stima, questa fede, questa credenza delle cose della Chiesa, della tradizione religiosa cattolica del passato, questa fede era anche un segno del suo amore e della sua fede in Cristo Gesù. Un ultimo... Sì, Padre Riccardo, prego. Pensiero, Forgione Francesco, a una decina di anni, per amore al figlio della bambina celeste, cioè a Gesù, appassionato, che ha subito la passione, la morte e la risurrezione, era affezionatissimo. E allora si flagellava e fu scoperto una volta dalla mamma, mamma Peppa, che lo rimproverò perché si dava le botte e perché poteva ammalarsi. E allora Franceschino ha dato una lezione di amore a Gesù, diremmo di cristologia, alla mamma. E detto: ma mi devo battere, perché i giudei hanno flagellato, hanno battuto Gesù fino a fargli uscire il sangue dalle spalle. Ecco, e sono testimonianze molto belle queste, sulle quali non ci vorremmo mai fermare di sottolineare gli aspetti importanti anche per noi nella nostra quotidiana vita vissuta seguendo le orme di Gesù e Padre Pio. Grazie Padre Riccardo. Grazie a te. Alla prossima. Grazie a TV Padre Pio.